Kina Buonasera, buonasera figliuoli e figliuole, buonasera a tutti quanti, come state? Come state? Tutto bene? Spero tutto bene, eh, credo tutto bene. In realtà, dovrebbe andare tutto bene. Oggi facciamo un live un po' particolare, un live che eh, ho già accennato a molti di voi ieri con una sorta di super live a sorpresa eh, che ha un concetto molto molto basilare, le pregenzioni. Le pregenzioni che vedete qua di fianco ho rifatto la lista dall'1 al 10. Eh, grazie per l'iscrizione Matteo hit sempre fedeli, tra l'altro. Eh, ha un concetto molto molto semplice che avevo spiegato ieri. Eh, per chi non c'era lo rispiego qua adesso prima di cominciare, il concetto è molto molto basilare. Eh, ci sono state svariate Dopo God of War, le valutazioni: e se c'è una cosa che si è notata negli ultimi anni, specialmente con titoli così importanti, è che eh, le valutazioni della critica videoludica, ma non solo le, non solo, le valutazioni, eh, un po' di tutta la critica cinematografica, videoludica, di, di libri, di musica, sono andate un po' tutte a svaccare, sono andate un po' tutte verso l'alto, eh, si sono spinte così tanto verso l'alto che ormai l'utenza media, quella meno informata, percepisce persino un 9 come una valutazione mediocre. Quando si arriva a questo punto, vuol dire che qualcosa di profondamente sbagliato è accaduto. Quando persino un 9 viene criticato per essere un, uh, un voto troppo, ba troppo basso rispetto alle aspettative dei fan, significa proprio che uh, a livello di valutazione critica le cose sono andate completamente fuori di testa. Cioè, quando uh, po po potevo ancora capire delle critiche a un 8, perché lo stacco tra l'8 e il 9 viene percepito uh, molto all'interno uh, del dell'utente. Denza, cioè eh, il fatto che un gioco non arrivi al 9 viene percepito quasi come una bocciatura per gente che aspetta in modo incredibile un determinato gioco però arrivare a criticare persino un 9 eh, vuol dire proprio che siamo arrivati all'isteria di massa siamo arrivati, come scrive Truffaut <ride> c'è stata l'isteria di massa eh, siamo arrivati veramente a un, in un momento dove la valutazione numerica accettata arriva solo dal 7 al 10 e questa cosa qua a me sembra follia perché se hai dall'1 al 10 per valutare i giochi mi sembra assurdo che la gente possa considerare un 7 come un titolo insufficiente, perché un titolo insufficiente non è un 7 fondamentalmente. Quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di fare questo nuovo formato di live in cui a tutti gli effetti farò delle recensioni eh, che non saranno ovviamente dettagliate come quelle che farei per iscritto eh, o in un live da un'ora dedicato a un gioco, delle recensioni. Di, uh, di videogiochi che ho giocato e che ho in alcuni casi già recensito, uh, però con un'altra scala di valutazioni. In queste recensioni cercherò di non fare recensioni che ho già fatto a multiplayer. Non me ne frega un cazzo di quelle che ho già fatto a Spazio Games perché non lavoro più per quel sito. Cercherò di evitare recensioni che ho fatto su multiplayer perché potrebbe creare anche dei contrasti. Uh, perché? Perché Multi ha una certa linea editoriale e una certa scala di voti che uh, io non sto rispettando in questo live. Sto da facendo una nuova scala di voti diversa molto più critica che va effettivamente dall'1 al 10, dove giochi che magari hanno la media del 9 su Metacritic possono tranquillamente prendere un 6 e non sto scherzando. Ehm la conseguenza diretta è che molte delle mie valutazioni saranno completamente all'opposto rispetto a quelle che vedete nella maggior parte dei siti specialistici. Eh, e non dovete neanche considerarle una concorrenza di alcun tipo. Questa è una roba che rimane tra me e voi. Fondamentalmente sono io che vi do delle valutazioni eh, basandomi sulla mia analisi seguendo una scala di voti che è solo mia, solo personale e che si basa sulle mie singole argomentazioni che non va in alcun modo a intaccare il mio lavoro fatto altrove e non va in alcun modo a contrastare con il mio lavoro fatto su molti. ripeto, e questo Deve rimanere molto molto chiaro. Uh, li, li, I titoli sono già stati scelti. In realtà ci sono state delle votazioni nel barbagruppo, se non sapete di cosa si tratta. Il barbagruppo è il gruppo Telegram in cui le bestiacce che mi seguono si parlano costantemente durante la giornata di videogiochi e altre cazzate. Uh, di norma, più altre cazzate. Uh, e hanno già fatto fondamentalmente una lista di giochi che volevano. Io ne ho selezionati quattro per la prima puntata uh, che appunto descriverò pezzo pezzo. Uh, le valutazioni numeriche potevo toglierle, ho deciso di mantenerle proprio perché il fulcro della questione si mantiene su quello: cioè la gente caga il cazzo per i voti e allora noi facciamo una serie di valutazioni in cui la gente, il potere ci temono non si può riconoscere. Perché sono valutazioni completamente uh, distaccate da quelle a cui siete abituati normalmente sui siti. Una scala molto più cattiva, è una scala molto più critica, uh, è una scala profondamente più limitata e limitante, nel senso che come ho detto, vedrete molti più 6 e 7 su questa scala di quanto non vedrete dei 9 degli 8 dei 10. Questo non significa che non ci saranno 8, 9 e 10, ci sono dei titoli che sicuramente possono arrivare a quel livello lì. Anzi, quest'oggi stesso ci saranno dei titoli che potrebbero anche superarlo tra quelli che ho selezionato, ma in generale questa è, la, questa è la base, questa è la base del, del live, questa è la base della rubrica Quindi cominciamo, io ho preparato una serie di cosine qua eh, per avere un minimo di, 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 di finta, finta abilità live E si parte con il primo gioco di oggi eh, Con il primo gioco di oggi appena riesco a togliere la... PEM! PREY! BAM 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 PREY! Prey degli Arcane, Prey di Bethesda Faccio partire il gameplay in sottofondo Che così almeno non vedete una roba statica ma vedete il gioco mentre io faccio il live E non vi rompete troppissimo il cazzissimo uh, Il gioco lo faccio andare lì, c'è cioè sotto il video di YouTube E mentre voi vedete il gioco io parlo del gioco Partiamo da Prey Perché partiamo da Prey? Uh, perché Prey è secondo me uno dei titoli più so sottovalutati della storia uh, Prey è un gioco di altissimo livello, Prey è un gioco di altissima qualità e la sua problematica principale è stato il fatto di aver rubato il nome per certi versi a un titolo che invece era un FPS puro, era un FPS proprio shooter dritto eh, perché il vecchio Prey era proprio uno shooter in cui interpre interpretavate o interpretavate, vabbè, eravate un cacchio di na un nativo americano eh, che appunto eh, combatteva contro gli alieni e tante belle cose eh, Prey 2 è stato cancellato perché probabilmente era sotto le aspettative l'hanno affidato ad Arkane che ha deciso di fare una cosa completamente diversa è una cosa talmente diversa prey da non essere nemmeno definibile un uh, scusate se è bloccato un attimino il video uh, da non essere nemmeno definibile un fps adesso ve lo faccio ripartire eh, non vi preoccupate ecco dovrebbe ricominciare non essere nemmeno definibile un fps uh, prey non è un fps non ha quasi niente dell'fps a parte il fatto di poter sparare con i, con i pistoloni Prey non va minimamente considerato uno shooter in prima persona. Prey è l'erede spirituale di System Shock, il vero erede spirituale di System Shock e un erede spirituale della scuola dei Deus Ex. Quella dei Looking Glass, quella dei giochi che vi danno approcci multipli, quella dei giochi incredibilmente liberi. Qualcuno mi ha fatto una donazione? Plane Monster mi ha dato 15 euro che mi ha detto, sono stato in Vietnam per il mio viaggio di nozze questi sono per una birretta da bere nella splendida... Nella splendida... non ho letto il nome della città ma lo rileggerò dopo. Grazie mille comunque per la donazione, man, veramente molto apprezzata. Tanto amore, grazie infinite. Eh, dicevo comunque, prei... È un Immersive Sim, sì, Vitelora al Vapore, ma a dei livelli estremamente alti perché, come detto, è la scuola Deus Ex. Cosa distingue Prey da tutti gli altri giochi? È molto semplice: è il numero di opzioni che Prey offre. Ovvero, Prey è un titolo studiato per permettere al giocatore di affrontare le situazioni in numerosi modi diversi. E le situazioni sono incredibilmente variabili, dal devo andare da una parte che viene bloccata da una porta ferma, bloccata che non posso aprire, devo arrivare a un corridoio che è bloccato da dei pesi che non posso alzare, devo aprire una porta con l'hacking, devo eliminare dei nemici in un certo modo. Tutto il gioco è studiato in questo modo. È un gioco incredibilmente complesso ed è un gioco per persone pensanti, è un gioco dove bisogna ragionare. Perché? Perché come detto Le situazioni possono essere affrontate In una miriade di modi diversi Vedete una zona sopraelevata Che non potete raggiungere Potete usare la glue gun Per creare una scala Di, di, di polistirolo gommoso Quel diavolo che spara E salire su in quella zona lì E raggiungere una zona Che normalmente non era raggiungibile eh, Vedete che ci sono dei pesi Che non potete spostare Perché non avete acquisito Ancora la forza per spostarli Potete semplicemente trovare Neuromod in giro Che vi permettono di alzare quel peso Oppure potete prendere delle... Degli esplosivi o uh, una bombola di gas, metterla di fianco a quei pesi, farla esplodere e fare in modo che il motore fisico del gioco sposti quei pesi senza che dobbiate alzarli voi. Oppure potete prendere i poteri dagli alieni, trasformarvi e passare da una fessura dove da essere umano non potevate passare. O ancora potete prendere una pistola di quelle che sparano i proiettili gommosi e utilizzando la finestrella che c'è al lato della zona chiusa, sparare sull'interruttore e aprire la porta così. Questo per passare in una zona. Capite? Perché dico che è un gioco per persone pensanti? Questo non è un titolo poco complesso, è un titolo dove bisogna ragionare e bisogna ragionare tanto, bisogna ragionare sempre. Bisogna ragionare costantemente e mi chiedono giustamente in chat, c'è Chance Shift, nemmeno Bioshock è una rete spirituale di System Shock, in parte di Chance Shift, ma Bioshock eh, enfatizzava questo elemento, cioè l'elemento eh, della, della gestione della mappa, l'elemento della gestione della fisica, dello sfruttamento della fisica del gioco e dello sfruttamento delle regole che il gioco ti impone per fare determinate cose, in modo nettamente inferiore a un gioco come Prey. Eh, ed era molto più enfatizzato il combattimento vero e proprio in Bioshock, con i poteri che erano principalmente offensivi e quant'altro. anche in Bioshock c'era molta intelligenza ma non Ai livelli di Prey, Prey è proprio tutta Un'altra roba, Prey ha anche elementi Survival, vedete state vedendo adesso La scena, eh, ci sono delle granate Riciclanti che riciclano gli oggetti E dei riciclatori che vi permettono Di costruire cose in base agli oggetti Che raccogliete, l'inventario è molto importante Potete decidere di allargarlo, potete concentrarvi Sul combattimento, C potete fare quel diavolo Che volete, C grazie per uh, Il follow Rixi82 Grazie mille per il follow. Uh, è un gioco incredibilmente elaborato. Grazie per il follow Cruciera 17. È un gioco incredibilmente elaborato. E la cosa che non è stata capita è che appunto non era uno sparatutto. Perché? Ammazza, quanta gente mi sta a follow? Oh, grazie per il follow Talpino 92. Uh, eh, perché? Perché il combattimento in prey è in realtà un punto molto debole. Oh, ma quanta gente mi sta a follow? Squad 95. Ma, ma, fa, ma qualcuno mi ha fatto tipo il... Uh, Lost e non nomine... Eh, ah, è Codomo che mi sta ostando. Infatti, mi sembrava strano. Quando iniziano ad arrivare i follow così a raffica, è perché, Codo... eh, perché qualcuno mi sta ostando. Ed è Codomo. Grazie, infatti, mi sembrava. Grazie mille, Chiara. Eh, che come al solito, quando mi hosta Chiara, mi, mi partono a bomba gli utenti. Vado tipo a 300. Grazie infinite, Chiara. Ti dovrò offrire qualcosa prima o poi. Una pizza, una birra. Se passo da Roma, assolutamente. Mi sembra una cosa scontata. Un altro, un altro follow. Grazie mille, Sniper Kira. Assolutamente sì. Uh, grazie, grazie, grazie mille, Kodo. Ricordatevi di seguirla, Codo che è tanto tanto brava, e merita assolutamente il vostro follow. Quindi, quando va in quando vai live, seguitela. Uh, grazie per il follow, Gabriele Iea. Yeah. Uh, allora vi dicevo: grazie anche Lore Cupra. Benissimo, siamo, stasera arrivo a 14.000 follower. Così a bomba nucleare. Uh, dicevo: infiniti follower 80, Raven 186. Grazie mille per il follow, <ride> E addirittura una donazione da Pexwolf. Con tutte queste birre offerte potresti avere problemi al fegato, non te lo auguro. Grazie mille Paxwolf per la donazione, ma ti si vuole bene. Comunque, stavamo parlando di Prey, eh, che vedete ha addirittura l'uscita nello spazio. Perché Prey è grandioso come titolo all'interno degli immersive sim? Eh, perché oltre a questa complessità incredibile a livello di gameplay, che è eh, profondamente differente da quella degli FPS normali. Eh, un altro follow, così, un assoluto grazie a ImScad per il follow. Eh, è incredibilmente strutturato anche a livello di mappa. Voi vedete qua adesso che potete uscire nello spazio. Grazie per il follow. Nova XCV, uh, potete uscire anche nello spazio. La mappa di Prey. Play... È talmente ben elaborata. Grazie per il follow Mattia Mattiaga 2006. Qua potrei dover fermare il follow, perché iniziano ad essere veramente troppi. Uh, la mappa che vedete all'esterno, grazie per il follow Lorenzo B, ammazza. Oh, ma quanta gente! Uh, la mappa che vedete all'esterno, se voi uscite nello spazio in Prey è perfettamente ricollegata a quella che c'è all'interno. Grazie per il follow Gabri Gabra. Voi potete raggiungere tutte le zone della stazione orbitante di Prey, dall'esterno dallo spazio. Grazie per il follow. Maurizio 94. Oddio, sta diventando una cosa allucinante. Eh, grazie infinite per i follow, ragazzi! Mi si vuole moltissimo bene. Asi, Tutto, tutti i follower di Kono mi stanno followando. Aiuto. Eh, sta diventando una cosa incredibile. Eh, grazie per il follow 96. Ammazza oh quanta gente eh, Jingle di noi follow <ride> yeah, 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 yeah. Eh, Dicevo quando riesci a creare una mappa che è talmente concreta da essere eh, perfettamente navigabile sia dall'esterno in una zona spaziale sia dall'interno e ricollegata completamente vuol dire che hai fatto uno studio incredibile. Perché le mappe di Prey sono anche verticalizzate con passaggi multipli con una miriade di cose che, eh, che, che dimostrano quanto studio c'è stato per ogni cosa. Rimando indietro il filmato perché se no non mi riparte il gameplay. Non mi sa più ripartendo il filmato, che bello, grazie. Ok, è ripartito il filmato. Benissimo. Eh, c'è uno studio a livello di level design nel gioco eccezionale. Eccezionale, che eh, appunto dimostra quanto Arkane sia brava in queste cose. Arkane sono quelli che hanno fatto Dishonored, per dire, non sono proprio gli ultimi stronzi, quando si tratta di fare i livelli sanno quello che stanno facendo. E Prey è la dimostrazione ennesima di questa roba qua. Non solo, Prey ha anche un altro elemento molto molto forte, molto legato a System Shock 2, che è la tensione horror. Perché? Perché il nemico principale di Prey sono i Mimic. Uh, i, gli alieni si chiamano Typhon e ci sono in, arrivano in vari tipi, ma i principali sono i mimic, che sono dei ragnetti del cacchio che possono prendere qualunque forma, come avete visto qua. Questo significa che anche gli oggetti, che sono le risorse che trovate in giro per la mappa, possono essere nemici, ci sono dei segni che indicano uh, che sono effettivamente dei nemici. Grazie per il follow, Simo. Uh, ma uh, ovviamente bisogna stare molto accorti per beccarli. E può capitare che magari andate a prendere un medikit. Questo esplode, diventa un mimic e vi attacca immediatamente. Qui subendo entra il problema di prey ovvero il fatto che ho detto che ha uno shooting molto molto scarsino perché non ha una grande fisica delle armi eh, non ha un gran feeling dei colpi e ha nemici che sono difficili da schivare quando siete a distanza ravvicinata e addirittura alle volte impossibili da eh, schivare a reazione perché hanno proprio delle aree di colpi che sono eso esagerate esorbitanti non si possono schivare grazie per l'iscrizione free flights 1 Uh, cosa succede, perché sono così? Perché gli stessi nemici sono dei puzzle. Come detto, questo non è uno sparatutto: persino i nemici all'interno di Prey. Sono dei puzzle, eh, tanto che se capite come eliminare ogni singolo nemico, anche in difficoltà nightmare dove prendete il 160% dei danni e loro subiscono eh, il 60% in meno dei danni, diventa facile eliminarli. Vi faccio un esempio. Eh, gli psionici che controllano le menti dei sopravvissuti all'interno della nave della, della nave, della stazione orbitante, sono stordibili con la pistola elettrica. Se voi continuate a stordirli con la pistola elettrica, sono innocui. Certi Phantom che dalla distanza vi colpiscono con i proiettili eh, non riescono a farlo se li girate attorno dalla corta distanza. Altri con l'elemento fuoco invece non si teletrasportano così tanto perché se state a distanza da loro non vi colpiscono. Dovete capire come eliminarli. E tanto che Prey può essere finito anche se non prendete Neuromods. Cioè non prendete modifiche, non prendete poteri, non prendete abilità. Prey è studiato per essere finibile anche lì. Non è consigliabile finirlo in quel modo. Ovviamente, eh, perché chiaramente vi dà molte meno possibilità a livello di risoluzione delle situazioni e vi impedisce l'arrivo in certe zone, ma il fatto che sia finibile anche così è eh, abbastanza significativo, cioè vuol dire che è un gioco incredibilmente studiato, incredibilmente perfetto nelle sue parti. Cos'è questa cosa quindi? È, eh, quindi è veramente un immersive sim fatto con i controcazzi, è eccezionale, è un gioco, eh, è, un è un action adventure strabiliante eh, che riporta proprio quella che era la filosofia fondamentale di System Shock e dei Deus Ex ai giorni nostri. Quali sono quindi le sue reali mancanze? Eh, parliamo della narrativa. La narrativa di Prey è molto, molto ben studiata. C'è dietro Avellone, ma era scritta dal buon Colantonio prima che andasse via da Arkane. Eh, Avellone, però, eh, è uno scrittore molto, molto famoso, è quello che ha scritto Planescape Torment. È considerato ad oggi il miglior scrittore mai esistito nella storia dei videogiochi, da tanta gente, me compreso. E il suo tocco in Prey si vede. Cioè, in Prey c'è uno studio incredibile del background. Prey è un'ucronia, è una sorta di linea temporale alternativa che parte dal governo Kennedy negli Stati Uniti d'America. America e si sviluppa a modo suo eh, con gli alieni e tutto quanto. Eh, Avellone ha dettagliato incredibilmente tutta questa cosa qua e ha messo un sacco di documenti sparsi per la stazione orbitante e un sacco di eh, dialoghi che eh, dettagliano ogni singolo pezzo, che dimostrano com'è questa ucronia, su cosa si basa, dove siete esattamente nella stazione e tutto quanto. Il problema della narrativa di Prey è che l'inizio di Prey è stratosferico. La parte iniziale di Prey è incredibile nella gestione del, del, del ritmo, dell'atmosfera, persino i credits, eh, è geniale in come viene gestita, da lì un picco simile non lo si ritrova all'interno della campagna cioè la gestione perfetta della, della fase iniziale non, arriva, non si arriva mai a quei livelli durante la campagna però secondo me è un finale molto soddisfacente che ovviamente non ho intenzione di spoilerarvi eh, che tra l'altro non è così prevedibile come potrebbe sembrare dalla trama andando avanti però durante l'avventura è più l'esplorazione e il gameplay a fare il gioco della narrativa quindi la narrativa colpisce moltissimo all'inizio alla fine, ma nella seconda fase è un po' più deboluccia, anche se si trovano NPC, si trovano personaggi, si scoprono un sacco di cose. Eh, questo lo rende a tutti gli effetti. Un titolo eccezionale, eh, ma che ha comunque delle debolezze a livello narrativo, anche qualche incongruenza che vi porta a dover comunque eh, strutturare certe cose eh, in base a come ve le immaginate voi. Quindi non è perfetto a livello narrativo, ma è comunque un gioco con una grande narrativa, oltre che un grande gameplay. Ripeto, la sua debolezza sta nello shooting, che anche all'interno di un gioco così poteva venir fatto sicuramente meglio, ma comunque il titolo è perfettamente studiato, cioè fa esattamente quello che deve fare e lo fa da dio. Non c'è niente da dire a riguardo. Quali sono quindi le debolezze del gioco? Le debolezze reali di questo gioco, se il titolo è perfettamente studiato a livello di gameplay e colpisce anche a livello narrativo. 1. Comparto tecnico. Artisticamente, Prey è notevole. È notevole perché ha un misto di art deco e fantascienza che si fonde bene e anche una notevole varietà all'interno della mappa per quanto riguarda le ambientazioni, ma dovrebbe essere se non sbaglio cry engine e non è esattamente il top mai visto in un cry engine. A livello di fisica hanno fatto un grandissimo lavoro, a livello tecnico effettivo il gioco non è che sia questa cosa super evoluta, quindi quella roba lì obiettivamente lascia leggermente desiderare. Eh, inoltre il gioco ha qualche bug, essendo un gioco basato su un sistema fisico piuttosto preciso legato anche al cry engine. Può capitare di vedere cadaveri partire per lo spazio. Qualche cazzata, qualche blocco, qualche minchiata. A livello tecnico c'è, quindi tecnicamente il gioco non è perfetto. Eh, la seconda problematica di Prey. Play... Che non è, ripeto, non sono problematiche particolarmente esagerate, però insomma, eh, lo limita in parte dal. Non, non gli permette di arrivare al capolavoro assoluto, alla pietra migliare, insomma, è il fatto che Prey è limitato dalle sue stesse regole. Laddove Deus Ex è considerato ad oggi un capolavoro assoluto del gaming, perché è stato uno dei primi a proporre questo genere di formula, ma in più riusciva a gestirla con una libertà mai vista prima, perché Deus Ex è un gioco rompibile, ma che riesce a finire anche quando rompi il sistema. Prey ha delle regole molto più precise, molto più definite. Questo ti impedisce di fare tutto quello che vorresti. Il gioco lo puoi in parte, lo puoi in parte incrinare, ma non puoi mai realmente spaccarlo e vedere che se tutto va lo stesso. Eh, non puoi realmente romperlo e vedere se tutto va lo stesso. Si parla comunque di un livello di libertà e controllo infinitamente superiore alla maggior parte dei titoli attualmente disponibili. Ma, a tutti gli effetti... Il gioco è più limitato dalle sue stesse regole autoimposte. Questo non lo rende appunto uh, un titolo quasi miracoloso come era il primo Deus Ex, dove uh, tutto potenzialmente poteva funzionare alla cazzo di cane, e invece tutto, per qualche strano motivo, funzionava concretamente bene. Uh, Prey quella roba lì non riesce a farla. Ed è per questo motivo che non è allo stesso livello se paragonato alla nostra epoca attuale. Eh, è comunque un gioco incredibile, che io consiglio a chiunque voglia ragionare un po' nei videogames, a chiunque ami questo genere di giochi, a chiunque voglia eh, veramente della libertà nell'approccio all'avventura. È un titolo straordinario ed è per questo motivo che gli do una valutazione che per la mia scala è estremamente elevata. Prey prende 8. 8 pieno. Vi assicuro che non saranno tanti i giochi a prendere questa valutazione. Prey prende 8 secco sulla mia nuova scala di voti. Come detto, la mia scala è profondamente cattiva: prendere un 8 non è facile per un cazzo. Ripeto. Prey è un gioco però che merita l'8, perché secondo me è stato spaventosamente sottovalutato e le caratteristiche che lo compongono sono straordinarie. Cioè è uno dei pochi giochi che non prende per il culo il giocatore, non lo prende per la manina, gli permette veramente di esplorare e di affrontare le cose al suo ritmo. Tanto che quando tu torni nelle mappe già esplorate, dopo esserti potenziato un po', trovi dei mimic potenziati che ti costringono a trovare nuove strategie e a rielaborare tutto quello che facevi prima nelle mappe precedenti. È una roba brillante, è una roba di, una, di un livello di complessità fuori di testa, assolutamente fuori di testa. E io quella roba lì non posso non amarla. Per chi non si è iscritto mi ha followato Grazie per la riscrizione a GoFilo eh, Finalmente ti vedo dal pc e riottengo la barba Ho fermato il video intanto eh... Ma su Metacritic non ha già 80 Tony Cessani eh, Sì però l'otto mio non è l'otto eh, di Metacritic Te lo posso assicurare Tra l'altro su Metacritic il motivo per cui Prey ha solo 80 È perché la metà di quelli che hanno recensito non ci ha capito un cazzo Perché io ho visto le recensioni di Prey eh, La metà delle recensioni di Prey Era di gente che lo eh, paragonava a degli sparatutto e già lì vuol dire che non hai capito un cazzo. L'altra metà di gente che non ha mai giocato un System Shock e quindi non ha idea di cosa sia la struttura di gioco o un Deus Ex. Quindi, chiaramente, gli sono state date delle mazzate terrificanti perché veniva paragonato degli sparatutto in prima persona. Che è una roba che fare con Prey non ha il benché minimo senso su quest'universo. universo. Uh, 8 sulla mia scala di valutazione è. Titolo eccelso, un gioco di qualità altissima che fa quasi tutto alla perfezione, e ha pochissimi difetti. Eh, anche qui i difetti sono pochissimi, ma leggermente più marcati rispetto al 9, si percepisce meno carica innovativa. Restano giochi incredibili al top del genere. 8 è un titolo eccelso. Prey è un titolo eccelso e per la mia scala di valutazioni è tra i più alti che siano usciti negli ultimi anni. È veramente una bomba e ve lo consiglio tantissimo, quindi tenete a mente: Prey è 8 e questa è la descrizione che gli ho fatto. Non è uno sparatutto, non consideratelo uno sparatutto, consideratelo per quello che è, ovvero un gioco che fa tutt'altro. Un immersive sim, un titolo completamente eh, diverso da quello a cui eh, il gaming odierno è abituato in realtà, perché molti dei videogiochi odierni, appunto, ti prendono per la manina. Uh, Vicklaus Trifah è indovinato scusa ma cosa intendi per rompere il gioco? ti faccio un esempio Mauro Liuzzo. in Deus Ex potevi letteralmente saltare interi, pe interi pezzi di storia uh, sfruttando il motore fisico o ammazzando certi NPC per un motivo o per un altro riuscivi comunque a portare a termine la campagna anche facendo una, una serie di puttanate strabilianti uh, anche in Prey in parte lo puoi fare ma è tutto studiato molto più concretamente nel senso che gli NPC sono molto più circoscritti e magari non vanno a influenzare delle quest che faresti dopo Uh, allo stesso modo Le queste avanzano comunque per i cavoli loro E il punto finale è molto più definito In Deus Ex avevi vari finali Varie possibilità uh, Ma lì ci potevi arrivare anche facendo un casino della madonna Che in Prey in realtà non è proprio possibile fare Uh, perché fondamentalmente era, era come se avessero creato una sorta di sandbox perfettamente concretizzato dove qualunque stronzata tu facessi tutto si riappianava da solo uh, Prey non lo fa Prey è più limitato da questo punto di vista qua uh, Deus Ex Mankind Divided è inferiore Matteo è estremamente inferiore a Prey uh, Perché è estremamente più limitato Rimane un bel gioco che segue una filosofia simile uh, Ma lo vedi proprio Prey ti permette di fare cose che Deus Ex Mankind Divided proprio non ti permette neanche lontanamente di fare uh, Proprio a livello di è un gioco quasi il doppio più complesso. Nonostante lo X Mankind Divider sia comunque un gioco ottimo, ripeto, a livello di sistemi e tutto quanto. Ora passiamo al secondo gioco della giornata che tantissimi mi avete chiesto e su cui devo fare anche un leggero mia colpa quindi cominciamo con aspetta, 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 aspetta. Uh, facciamo partire anche qua il video sotto così ve lo vedete, siete contenti BAM! Dragon Age Inquisition me l'avete chiesto e io ve lo porto, che cazzo faccio mica, mica non da, ve lo porto da, da, da. grazie per l'iscrizione di Coxer87 oggi un sacco di iscrizioni, un sacco di tutto vi si vuole bene Dragon Age Inquisition Uh, ma quanto dura la live? Un'oretta, King Cesare, un'oretta, uh, senza ombra di dubbio Sì esatto Vashvix, su Play puoi leggere libri, foglie e monitor per una settimana, ma veramente uh, Parliamo di Dragon Age Inquisition, è un gioco che in particolare uh, mi ha portato parecchie controversie Perché? Perché io gli avevo dato 9 su Spazio Games, un voto su cui ero stato effettivamente troppo buono Ma che era molto legato al periodo storico cioè, eh, quell'anno non era uscito veramente un cazzo di decente. Al di fuori di Bayonetta 2, che rimane un capolavoro assoluto, a mio parere. Eh, ma, a parte quello, non era veramente uscita una minchia di decente. L'anno di Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition era, a tutti gli effetti, uno dei titoli. Uh, migliori di quell'anno. Era tra l'altro un titolo attorno a cui c'era molta hype, che uh, grazie per la donazione Agofilo Mennesi, ma in e birra li offro io sto giro, grazie mille per la donation. Ti si vuole bene. Il PG che avevi fatto era bello però di assolutamente sì. Uh, era un gioco forte da svariati punti di vista, in particolare quello tecnico, perché utilizzava il Frostbite aveva dei paesaggi meravigliosi, ma poi a livello di bug era piegato da parecchi bug abbastanza pesanti, nulla di game breaking, ma tutti abbastanza ridicoli. Eh, aveva un sistema più che buono a mio livello di combattimento, aveva una discreta variabilità, eh, ha vinto il Game of the Year quell'anno perché come vi dicevo, da tantissimi siti, perché d'altronde quell'anno non era uscito un cazzo e avendo vinto il Game of the Year, io ci sono andato di manica incredibilmente larga, gli ho dato un 9 secco, che poi mi ha portato delle seghe terrificanti perché l'anno dopo ho dato 8 e mezzo The Witcher e quindi la gente mi diceva "Allora credi che Inquisition sia Migliore di The Witcher e io credo che lei a dire ragazzi, no, non necessariamente dovete contestualizzare, ma tanto no, non, era, era impossibile spiegarla. E obiettivamente avrei dovuto dare meno ad Inquisition, avrei dovuto dargli per la scala di valutazione di quel tempo e periodo probabilmente 8-8 e mezzo a sua volta, eh, perché non è un gioco migliore di The Witcher, assolutamente ha degli aspetti che trovo migliori di The Witcher, ma non è un gioco migliore di The Witcher. Eh, Cos'è Age Inquisition? È un action GDR e doveva essere il grande ritorno della Bioware al vecchio. Stile. La verità è che non è stato un grande ritorno al vecchio stile, in realtà. È comunque un action GDR con la pausa tattica, ma una pausa tattica molto consolara, dove obiettivamente la libertà di telecamera e il numero di ordini che puoi dare è estremamente limitata. Già il fatto che ci sia e che comunque ti permetta di fare delle azioni complesse lo rende enormemente migliore rispetto a Dragon Age 2, che da quel punto di vista qua è stato proprio l'abisso più basso dove Bioware si è infilata negli ultimi anni. Non solo, c'era un'enorme varietà di classi e il fatto di avere un team comunque con quattro classi differenti... Ti permetteva di fare delle combinazioni molto, molto fighe. Anche perché gli avversari erano abbastanza delle spugne. E come diretta conseguenza ti permettevano di fare delle azioni molto complesse su di loro. Soprattutto i boss che erano abbastanza impegnativi. Questo a me personalmente ha soddisfatto, cioè. Era un gioco che, secondo me, a livello di combat system e complessità nella gestione del gruppo, era anche piuttosto tattico, molto più tattico di quanto non ci avessero abituato eh, quelli di Bioware negli ultimi anni. E quindi, comunque, era una bella ripresa, almeno a livello di gameplay. Aveva sicuramente degli elementi deboli anche da quel punto di vista, lì ripeto: alle volte i nemici erano troppo delle spugne, eh, i boss draghi si assomigliavano un po' troppo tra di loro, anche se erano molto, molto complicati da eliminare ed erano facoltativi. Ehm, alcune classi erano sgrave, completamente sgrave. Sbilanciate, ma quello in tutti i Dragon Age, compreso l'Origins, che viene considerato ad oggi il migliore in assoluto. Eh, è un titolo senza ombra di dubbio che aveva delle ottime qualità a livello di gameplay. Tanto che infatti io il combattimento di Inquisition lo, lo ritenevo migliore, di, grazie per il follow, nero, Migliore di quello di The Witcher, perché il sistema di The Witcher era un sistema action mediocre, questo era un sistema tattico. Passabile, decente, eh, che comunque dava delle soddisfazioni maggiori a livello di strategia e di elaborazione generale. Cosa aveva quindi? Uh, Inquisition di davvero problematico, a parte appunto, uh, le magagne del sistema di combattimento. Grazie per l'iscrizione Boligno 93. Uh, aveva l'esplorazione. Perché? Perché Inquisition aveva una bella campagna, della durata di 25-30 ore. Molto molto figa. Uh, studiata bene a livello di narrativa, con dei buoni personaggi, non buonissimi. Alcuni facevano veramente cacare. Altri erano più che decenti. Uh, ma comunque era una campagna molto ben strutturata, aveva delle missioni abbastanza variegate, uh, aveva un bel po' di varietà interna, aveva un sviluppo della storia con un ritmo veramente veramente figo e osava addirittura a livello di narrativa prendere quello che era il background posto dai precedenti capitoli, stravolgerlo completamente e far ripartire tutto quanto da un'altra visione del tutto che poteva essere estremamente interessante. Ora la problematica più grave non era la campagna. La campagna di in Inquisition era figa, divertente, non era particolarmente ripetitiva e funzionava bene. Soprattutto col fatto che tu comunque ti sviluppavi il personaggio andando avanti, aveva anche una discreta varietà in tutto quello che dovevi fare. Le problematiche erano tutto il resto Inquisition era il titolo più grosso proprio a livello di massa che avesse mai fatto Bioware, era un open world per modo di dire, nel senso che si sì, era un open world con delle mappe in realtà eh, istanziate chiuse um, non era un mondo completo, però era fondamentalmente un free roaming un po' limitato dove potevi andare ed eri bloccato da determinate barriere e l'esplorazione eh, si girava attorno a una serie di quest che erano tutte uguali fetch quest da MMO vai là e trova l'oggetto, vai là e ammazza lo stronzo, vai là e trova l'oggetto. Fai il giro del cazzo per arrivare là a trovare l'altro oggetto. Tutte le secondarie di Inquisition erano così. Erano così. Il peggio dell'open world, cioè proprio la, la forma peggiore di open world, quella più ripetitiva, quella quasi da MMO. Capite? Quindi, Inquisition era un grandissimo gioco se ti facevi la campagna spedito solo le secondarie dei personaggi del, del tuo team e te ne sbattevi completamente delle secondarie esplorative. Ma a tutti gli effetti perdeva un sacco, perché appunto era un mondo bellissimo, molto bello a livello grafico, molto bello a livello artistico. Che non, non ti portava neanche a esplorarlo. Perché le quest secondarie erano una merda. Erano veramente una merda. Ed è un peccato perché poi era gestito anche tutto attorno al crafting, cioè do, ti, ti, ti cercava di spingerti in qualche modo a trovare eh, tutti i materiali, ammazzare tutti i boss, i boss facoltativi e quant'altro. Ma era un open world fatto male, strutturato male. Eh, al tempo le sei quest, le avevano sduganate come ben scritte, assolutamente no, le chan-shif, eh, perché eh, erano anche, avevano anche delle trame incredibilmente semplicistiche, le secondarie non avevano delle trame strutturate, Il, la campagna e, le, e, le, e i personaggi del tuo team avevano delle trame molto strutturate, la narrativa era molto studiata. Le secondarie a cazzo per le mappe, no, erano... Il peggio dell'open world. Questa cosa qui ha sminuito il gioco agli occhi di tantissimi. Perché? Perché chiaramente quando uno ti permette 100 ore di contenuti, e Inquisition ne aveva anche di più, non ti aspetti che 30 siano fighe e 70 siano una mattonata al cazzo. Uh, ed è per questo che molti anni dopo hanno detto: Sì, ma sto gioco era una merda. Questo gioco era una schifezza, questo gioco era una porcheria. Non era una porcheria Inquisition, ragazzi. Era un gioco che faceva piuttosto bene parecchie cose e che cascava purtroppo su svariati elementi. Tipo, stiamo vedendo adesso una cazzo di quest, questa quest qua. Voi dovete camminare e farvi seguire da un draffalo che è un bufalo, lentissimo, e dura tipo 10 minuti di bufalo del cazzo che ti segue. Questo qua è l'esempio di quest di merda di uh, Dragon Age Inquisition. Uh, era quindi un gioco che viveva una dualità drammatica, perché da una parte era un buon GDR action con una bella campagna e un sistema anche abbastanza brillante. Dall'altra cercava di essere un open world, ma era un open world riuscito male, con un bel po' di bug, abbastanza del cazzo. E comunque anche a livello di narrativa alcune trovate che non è che erano riuscitissime, perché da una parte era coraggioso ribaltare tutto, dall'altra alcuni personaggi erano terribili. E eh, certe trovate a livello di storia erano un po' incongruenti con certe cose successe nei precedenti Dragon Age. Principalmente Origins. Che era quello che gli era uscito meglio in assoluto, sia a livello narrativo che di tutto il resto. Cosa succede? Ehm, rimane un titolo, secondo me, criticato un po' troppo aspramente su certi aspetti. Perché, come detto, già nel momento in cui uno un gioco così ti offre un sistema comunque godibile, figo e evolvibile ai tuoi ritmi in tanti modi diversi, soprattutto per i singoli personaggi, rimane un action GR, GDR più che degno. Senza ombra di dubbio Il problema è che hanno svaccato Hanno voluto fare il troppo Hanno voluto farlo troppo grande E infatti hanno sbagliato tutto Perché poi c'erano anche le quest dei tuoi compagni Che potevi mandare Tornare nel gioco dopo un tot di ore E arrivare con le ricompense già fatte E quella roba lì era veramente da MMO allo stato puro E non c'entrava un cazzo E per carità Era una, un modo interessante per avere un, un, un sintomo Cioè avere un, un, un feeling Grazie per il follow LumicTV Per avere un feeling di controllo su ciò che, eh, da, da inquisitore su ciò che effettivamente accadeva nella campagna cioè avere un feeling di avere degli agenti che facevano qualcosa anche mentre tu facevi i cazzi tuoi ci stava ma poteva essere gestito in modi enormemente migliori modi che in realtà loro avevano anche calcolato inizialmente perché loro volevano fare veramente tutta una roba di gestione dei forti conquistati eh, sviluppo e controsviluppo delle mappe una volta riconquistate determinate zone l'avevano addirittura fatto vedere in fase di preview tutto cancellato, perché il gioco doveva uscire e non hanno proprio fatto in tempo ad implementarlo. Ed è un peccato perché secondo me se avessero fatto quella roba lì, l'open world di Inquisition, pur non eccezionale, sarebbe stato passabile, eh, perché avrebbe almeno avuto l'elemento gestionale, avrebbe almeno avuto quella cosa che ti spingeva a fare il di più. Così non ce l'ha, quindi parliamo di un action GDR buono con attaccato un open world con lo sputo, fatto malissimo. Ed è un vero peccato, è un vero peccato. Poi eh, alcune delle vaccate che avevano fatto a livello di eh, interfaccia, cioè la pausa tattica con la telecamera bloccata che si bloccava lì e non potevi muovere, l'hanno corrette su PC e quant'altro. Però molta della roba che ha fatto incazzare i vecchi fan era il fatto che Dragon Age è sempre stata una serie principalmente incentrata sul mercato PC e questa invece era chiaramente un capitolo pensato per il mercato console e quindi delle meccaniche che venivano viste come la base per mouse e tastiera erano implementate a cazzo di cane e eh, nel momento in cui erano implementate a cazzo di cane molta gente gli ha girato lì. Gli sono girati i coglioni. Complessivamente, però, se io vado a vedere com'era il gioco, eh, si, poi l'hanno. Oddio, ingiocabile il primo mese? No, Vasvix, perché io l'ho giocato. Uh, L'ho giocato tranquillamente, anche con quella, con quella problematica lì, e non aveva particolari seghe. Uh, certo, dava fastidio, ma si giocava. Doha di GigaRent, presenza sei parenti di Sabaku? No, sono, uh, lo conosco e basta, Michele, non, non siamo parenti. Uh, um, aveva effettivamente delle, delle, trovate, delle trovate abbastanza pessime a livello di open world, ma il gioco nel complesso non era brutto. Il gioco nel complesso funzionava. Per questo motivo, visto che comunque nel complesso era un buon Action GDR che faceva un sacco di cose molto molto bene ed era anche un gioco non facile da sviluppare perché ragazzi portare un GDR sul motore Frostbite in un periodo in cui il Frostbite non era mai stato utilizzato per un gioco del genere non era una cazzata, gli è uscito un mezzo miracolo per quello che sono riusciti a fare. Detto questo, come, come detto, la mia scala è critica. E la mia scala ci va pesante su un gioco che ha queste mancanze. Quindi sul gioco che ha queste mancanze attualmente l'unico voto, eh, e così mi autocontraddico rispetto al voto che ho dato eh, anni fa, ma ovviamente eh, non, non, posso, cioè, non posso non farlo perché, ripeto, eh, in, quel, in quel periodo e per quella scala mi sembrava il voto giusto. Eh, forse avrei dovuto abbassarlo, ammetto che tornando indietro probabilmente non gli avrei dato 9. Eh, però, ripeto, siamo umani anche noi, anche noi facciamo delle cazzate, quindi eh, parliamoci chiaro e così. Questo gioco qua sulla mia scala di valutazione prende 6. 6. È un gioco buono, è un gioco che funziona, è un gioco che fa quello che deve fare, è un gioco che però quando cerca di fare l'open world svacca. È un gioco che ha quindi dei difetti marcati torniamo alla scala, è un buon gioco, ha qualche difetto di troppo, è comunque godibilissimo, ed è valido per gli appassionati di GDR, però piglia 6. Questo è un gioco che prende 6. 6 secco. Per me, Inquisition, 6 secco, sulla mia scala. Comunque un buon lavoro, comunque io lo consiglio agli appassionati del genere, perché secondo me, se evitano quelle secondarie di merda, se lo godono, comunque, tantissimo, ma è un bel gioco. 6 è un buon gioco, ragazzi, su questa scala è un buon gioco. Bello come noi stiamo qui a fare la tombola. Eh, d'altronde, be right back. È proprio il formato che lo, lo supporta. Supporta la tombolona. Nel senso che, eh, voi, sta, voi appunto stavate. Sta, io sto facendo la, la discussione, voi state ascoltando l'analisi. Eeeh. Qualcuno si è iscritto... Bros98 si è appena abbonato a Twitch Prime. Grazie mille per l'iscrizione, Bros98. Eh, si è rovesciato il nome, esatto, staccoccia. Eh, sei forse esagerato? No, 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 no. Secondo me è giusto. Cioè, se proprio, proprio volete premiarlo, potete dargli anche un 6,5. Per me, nella mia scala, è 6. Eh, ha vinto un goti, Gnampolo? Assolutamente sì, ma il 2014 è stata un'annata imbarazzante. No, Bad Max, eh, Sto cercando di spiegarvi che questa scala qua... In questa scala qua, il 6 che, a cui siete abituati, non esiste più. Questa non è la scala dei giochi normali eh, che siete abituati a vedere sui siti, dove se un gioco non prende 7 è una merda. Qui se un gioco prende 6 è un buon gioco ed è consigliato. Però prende 6, non prende 8. Qui se un gioco prende 8, è un gioco della Madonna che dovete avere assolutamente se amate quei giochi lì. Non prende 9, non prende 9 e mezzo, non prende 10, prende 8. Se prende 5 non è un gioco di merda. È ancora sufficiente. E se siete appassionati ve lo potete ancora godere. Se prende 3 è un gioco di merda. Ma i voti qua in sta scala vanno dall'1 al 10. E al 10. Non ci arriverà quasi un cazzo di giochi che possono prendere 10, ne sono esistiti pochissimi, persino Breath of the Wild in questa scala non arriva al 10, è probabilmente il gioco che ci arriva più vicino negli ultimi anni, ma magari ne parleremo in un'altra puntata, ma non arriva al 10, capito? Qui non, si, non funzionano le valutazioni come sui siti normali. È, si chiama pregenzioni perché è una scala completamente diversa è una scala completamente staccata che non, non è la cosa a cui siete abituati è una scala molto più cattiva, molto più critica, molto più stronza che ha un titolo come Prey che eh, per i gusti che avevo io sulla scala normale avrebbe potuto prendere tranquillamente un 9, 9.5, un 9.2 prende 8 e un titolo come Inquisition che ha vinto il Game of the Year può prendere 6 tenete a mente questa cosa l'ho detto all'inizio ma ve lo rispiego adesso il Valentini prende due. L'ho già detto oggi, <ride> ragazzi. Assolutamente sì. Eh, ragazzi oggi purtroppo Caccino eh, mi chiede oggi non accetto eh, richieste, le richieste le ho prese dal Barbagruppo, come vi ho detto c'è il Barbagruppo di Telegram che è il mio gruppo Telegram dove la gente propone i giochi e io a ogni puntata selezionerò quattro giochi da recensire e li recensirò live eh, come sto facendo adesso, facendovi vedere il gameplay facendovi vedere parlandovi del gioco mentre il gameplay va sotto e spiegandovi perché gli do la valutazione che gli do secondo questa scala qua non consideratela, ripeto, una scala paragonabile a quella dei siti odierni che tende molto verso l'alto. Perché non è quella roba lì, è una scala completamente diversa. È una scala completamente opposta. Adesso non mi ricordo qual era l'altro gioco che dovevo far vedere. Catherine. Il prossimo gioco è Catherine. Adesso faccio partire. Katherine. Ciao Veronica. Katrin, eccoci qua. Abbiamo un gioco particolarmente curioso e particolarmente interessante. Katrin è un gioco molto molto interessante, ragazzi, molto 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 figo. <ride> pregi, se inizia a fare anche le news. Basta multiplayer, solo pregianza. State of mind.8. No, era Brian. Multi mi dà ancora da campare. Facciamo, fermiamoci. Sembra un bel format, non farlo morire. No, me lo porterò avanti. con Steve. Non so mh, quanto frequentemente. Tra un po' parto per le vacanze. Quindi non potrà. Eh, ma si vedrà. si vedrà. Be right back. qua 8 pregi, dai. No, ragazzi, qua i voti li decido io. Non li decidete voi. Vi spiego perché un gioco mi piace o non mi piace. E poi vi do la valutazione. Poi la vostra. Può rimanere la vostra, sulla vostra scala, però, intanto vediamo cosa gli darò. Katrin, Katrin è un gioco estremamente atipico, è un gioco della Atlus, la Atlus la conoscete tutti per i persona, sono un team di gente con i controcazzi, soprattutto con tratta di fare JRPG, Katrin è stato uno dei loro titoli più strani in assoluto. Un titolo completamente folle, è un titolo in cui fondamentalmente voi interpretate il povero Vincent, povero Vincent, quel coglione di Vincent perché il protagonista è, è veramente un coglione, eh, che eh, si ritrova in una relazione in cui appare abbastanza stanco e eh, grazie per il follow... Satana TV 189, ehm, di cui sembra abbastanza stanco e in cui pare che la sua ragazza, Catherine, con la, con la K, eh, sia incinta. In, eh, conosce a un bar quest'altra Catherine, con la C, figa stratosferica, che nel giro di una notte si porta a letto. Da quel momento in poi inizia ad avere degli incubi, degli incubi strani, e pare che la gente che ha questi incubi muoia. <ride> Chiaramente la situazione non è proprio bellissima. Visto considerato che la gente crepa quando ha questo genere di incubi. Tra l'altro, gente crepa che eh, è piuttosto vicina a Vincent, cioè che lui conosce. Ehm. Quindi c'è qualcosa che non quadra in tutto quello che sta succedendo e lui si ritrova in una situazione veramente di merda perché inizia ad avere questi incubi, questi incubi sono lui con delle, delle corna da caprone fondamentalmente, da, da ariete, che deve eh, risolvere dei puzzle dei cubi che sono, sembrano rappresentare per certi versi il suo inconscio e fuggire da delle mostruosità che, grazie per il follow Eloras, che rappresentano il suo inconscio, spostando questi cubi arrivando alla cima della, della struttura di cubi ogni santa volta e uscendo da quella struttura. Eh, Grazie per l'iscrizione Veronica Non sono riuscita a farlo ieri in live lo faccio adesso Ti auguro di continuare sempre così Grazie mille Veronica per l'iscrizione eh, Per due mesi consecutivi tra l'altro è un gioco quindi che ha delle tinte horror, ma al contempo è abbastanza tipico perché? Perché la narrativa di Catherine è molto matura eh, ed è una cosa abbastanza rara nei giochi dell'Atlus. Perché? Perché viene percepita come matura la, narra la narrativa dei Persona, ma i Persona sono dei giochi molto shonen, con una narrativa che in Giappone viene percepita per ragazzi. Anche se ci sono tematiche pesanti, come la violenza e l'abuso, è difficile trovarci cose come la sessualità. Eh, cose come eh, il tradimento all'interno della coppia tematiche che sono effettivamente molto adulte e di norma basate sul, sul mercato seinen, cioè quello degli adulti Katrin, a Katrin non gliene frega un cazzo c'è il sesso, c'è l'arrapamento eh, c'è un tizio che è fidanzato e fa le corna alla ragazza eh, c'è la morte, c'è tutto ci sono i, i deliri esistenziali legati all'impegnarsi in una relazione oppure no, all'avere figli e non altro, sono tematiche molto molto mature per un titolo di Atlus, a cui Appunto, eh, uno che, eh, che giocava ai giochi di Atlus tipicamente non è abituato. E qua vedete appunto come sono strutturati i puzzle. Lui si ritrova intrappolato in questi cubo e deve spostare i cubi. Quello iniziale è molto facile, poi le cose si complicano pesantemente. Eh, stilisticamente il gioco è molto molto figo. Strutturalmente è molto molto semplice. Il fatto è che il gioco è incredibilmente difficile. Cioè, i puzzle con i cubi vi richiedono certe manovre di strutturazione delle, eh, delle scale e delle salite. Eh, inoltre, i cubi hanno varie tipologie: che magari alcuni cadono, magari alcuni sono di ghiaccio e vi fanno scivolare, da alcuni escono gli spuntoni e quant'altro. Che vi rendono estremamente difficile salire ogni santa volta. E la difficoltà è crescente e arriva a dei picchi che sono veramente, veramente bastardi. Il gioco di per sé è brillante. Perché alcuni puzzle sono veramente geniali. Eh, in più ci sono delle modalità extra, una che si chiama Axis Mundi, una addirittura competitiva, una cooperativa. Insomma ci sono tanti contenuti in catering per uno che vuole star lì e completarlo proprio perfettamente. Eh, che portano la sfida ad alzarsi ancora di più. Eh, il gioco base è comunque già molto, molto difficoltoso. Anche perché grazie per il follow, Spooky. Eh, anche perché i comandi del gioco non è che siano proprio una bomba nucleare. Scusate ma mi prude tantissimo il naso e me lo devo soffiare. Che lo perdono perché me lo sto grattando da un'ora e vi, sarà, vi, vi darà anche fastidio vedermelo fare. Eh, dicevo, è una puzzle game con una fortissima componente narrativa Matteo 78 788. Ma diversamente da alcuni puzzle game che uniscono la componente narrativa al gioco, come Portal 2, eh, qui abbiamo due tipologie di giochi differenti. Nel senso che da una parte Catherine è una visual novel molto adulta. Eh, con dialoghi e una determinata ambientazione che è quella del bar in cui Vincent si muove, parla con gli amici, eh, sviluppa i rapporti con gli amici attraverso certi dialoghi, eccetera, eccetera. E dall'altra abbiamo l'elemento puzzle che è completamente distaccato. Certo, l'avventura ovviamente continua con i puzzle risolti, però le due, le due parti sono completamente distaccati. Fondamentalmente è come eh, vedere un anime adulto, fatto molto molto bene, perché poi le cutscenes sono eh, animate, sono disegnate da Dio, sono animate da Dio, e anche doppiate bene in inglese, che è una cosa molto molto rara, in gioco di questo tipo uh, e dall'altra avete l'elemento del bar con Vincent che parla alla gente e tra l'altro è molto molto importante perché come nei persona voi potete sviluppare degli eventi in base ai dialoghi che fate e eh, i dialoghi portano certa gente a morire o a vivere, alcuni vostri amici a crepare o a sopravvivere, e non è facile farli sopravvivere tutti, come nei Persona non si può eh, non è facile aumentare le relazioni con, tu con tutti i personaggi al massimo, qua non è una passeggiata far sopravvivere tutti i vostri amici, eh, se non studiate bene cosa fare, ogni santa volta eh, il gioco è molto, molto, molto difficile ve lo posso assicurare, vi farà sclerare perché la sua unica reale problematica a livello di gameplay è il fatto che ha dei comandi un po' di merda, i comandi per qualche strano motivo si invertono quando Vincent arriva dietro ai cubi perché può girare a 360 gradi sui cubi. Questa cosa qua vi creerà dei problemi enormi finché non vi ci abituerete. E anche una volta che vi abituate, ci sono delle mappe in cui i cubi coprono letteralmente la visuale, non vi permettono di vedere le zone che ci sono dietro e vi rendono difficilissimo avanzare in dei livelli che magari da eh, superare sono una cazzata, ma non avete visto dove cacchio dovevate andare, quindi svaccate. Quindi i comandi non sono proprio perfettissimi, il gioco è molto molto difficile, quindi Katrin può diventare abbastanza frustrante. Però resta un gioco con un gameplay figo perché l'idea di fondo è molto molto bella e i puzzle, come detto, sono molto molto brillanti. Axis Mundi arriva a dei livelli che sono quasi impossibili da finire da soli, però comunque si parla di un titolo veramente veramente difficile che eh, vi mette a durissima prova contro l'altro delle animazioni eh, de delle animazioni de dei finali multipli perché Katherine ha anche dei finali multipli legati al vostro comportamento, alle vostre risposte, a come il vostro karma eh, si sposta sul bene e sul male, che in realtà però non sono bene e male, sono caos e ordine, quindi è una roba un pochettino più complessa di così. A livello narrativo funziona molto bene secondo me. Ci sono dei momenti molto, molto forti, eh, ci sono dei momenti anche abbastanza debolucci, però, all'interno del gioco. Eh, secondo me, certe cose potevano essere studiate sicuramente meglio, altre eh, potevano essere studiate anche. Mh, in modo un pochettino più sensato diciamo che è molto nipponico eh, come, eh, come gioco e non sempre funziona alla perfezione qua infatti quello che sta giocando in questo preciso istante vedete che è in difficoltà ed è soltanto il primo cazzo di livello perché non è così automatico spostare i cubi e capire quali cadono quali non cadono quali rimangono su eccetera eccetera eccetera, eccetera. tutti i cubi hanno, delle loro, hanno una loro gestione che va assolutamente tenuta a mente uh, qui non c'è la tipa col pacco regalo no, al dungeon di phoenix in quello nuovo ci sarà la, la tipa trans che sarà la terza scelta Uh, ci sono fondamentalmente nove finali in Catherine, nove finali diversi e già questo vi dà una rigiocabilità non indifferente assieme ad altre mo uh, modalità e tutto quanto io l'ho trovato sempre un gioco brillante ripeto, è un gioco che non è privo di difetti uh, è un gioco che a livello di gameplay appunto ha dei comandi un pochettino poco responsivi e che a livello di narrativa poteva fare certe cose sicuramente meglio però è una bellissima fusione, secondo me di anime e uh, puzzle gameplay fatto bene studiato bene, cioè uh, brillante, impegnativo, che ti porta a stare lì, ti porta ad andare avanti, cioè il gioco non diventa mai così frustrante da dirti: no, cazzo, non voglio più giocare. Questo gioco è una merda. Il gioco è sempre studiato per comunque essere eh, possibile, fattibile eh, per metterti alla prova e per farti imparare ad andare avanti. Lo fa anche con determinati trucchi perché c'è una specifica manovra che è importantissima per creare le scalinate e salire in alto. Eh, che viene insegnata tipo a tre quarti del gioco, e se non ci arrivi da solo prima attacchi al cazzo, se ci arrivi da solo prima invece metà dei livelli diventano una puttanata eh, però il gioco è molto molto è molto molto brillante eh, ripeto, a livello narrativo a me ha colpito moltissimo ma scusa la barista, dice Pregianza eh no, eh, non eh, no, <ride> eh, la terza tipa sarà un, sarà un trans, pare di sì Filippo ci pare che sarà una trap eh, la, la, la terza tizia Uh, quindi Catherine è un gioco che effettivamente funziona alla grandissima Cioè un gioco è un gioco molto molto bello Ed è un gioco molto molto atipico Che fa tutto da dio uh, Stilisticamente come tutti i giochi dell'Atlus Funziona che è una meraviglia Ma proprio una meraviglia uh, Il gameplay è figo perché è impegnativo A me i giochi impegnativi piacciono moltissimo E poi ripeto è un bell'anime Fuso con un bel puzzle game, con qualche problema di controlli e qualche magagna nella narrativa che poteva essere risolta. Quindi sono difetti che ci sono, sicuramente, ma sono abbastanza marginali. Poi, per carità, il gioco non, fa, non vi farà saltare le cervella, non è nulla di incredibilmente rivoluzionario o uh, stratosferico a livello tecnico, però è un gioco molto, molto bello e secondo me concettualizzato alla grandissima. Ed è per questo motivo qua che Catherine, secondo me, si merita, considerando anche tutti i contenuti che ha, un bel 7 secco. Patapim, patapum, patapam. 7. Catherine 7. Catherine 7 nella scala comandini. Uh... La terza tizia di cosa? No, no, ragazzi, 7. Secondo me Katherine è da 7, non è da 6. Katherine è un gioco abbastanza brillante da meritarsi un 7. Eh, è un gioco che è consigliatissimo a chiunque. È un gioco eh, che spacca sicuramente i culi all'interno del suo genere. È un gioco che sta al top del suo genere, secondo me, eh, senza ombra di dubbio. Tra i puzzle è uno dei più godibili, è uno dei più eh, divertenti. Ti prende nella sua, nella sua narrativa, ti prende con le sue scene animate. È eh, molto ben gestito. È molto molto ben gestito. Secondo me è da sette pieno. Ripeto, è un gran gioco, è tra i più riusciti del suo genere, ha qualche difetto che gli impedisce di svettare ulteriormente, ma è consigliatissimo a chiunque. Secondo me Catherine è un bel gioco, è veramente un bel gioco e merita un 7 secco. Eh uh... Poi, si tiene un conto dei voti dati, lo tenete voi il conto dei voti dati acciaio. Io non uh, non sto a tenere il conto, io ve li dico sul momento, poi se vi, volete, se vi li volete memorizzare sono cazzi vostri. Perché non puoi usare questa scala anche per le recensioni che fai su multiplayer.it? se Seba, perché uh, i siti hanno una linea editoriale, una scala di valutazioni propria, che se io mandassi a fanculo per i miei gusti personali, provocherei veramente delle esplosioni termonucleari nei commenti che non hanno senso cioè se io dessi eh, con questa scala i voti su multiplayer arriverebbe la gente con i coltelli sotto casa eh, perché non lo percepirebbero come, lo sto, eh, come ve lo sto spiegando io adesso ve lo sto spiegando, eh, vi sto spiegando che appunto un 5 qui non vuol dire un gioco di merda un 6 vuol dire un buon gioco un 7 è un gran gioco un, uh, un 8 è un titolo eccelso, un 9 è un capolavoro. E un 10 è qualcosa di incredibile. Che cambia per sempre il gaming definitivamente. E che per il periodo di uscita è quasi perfetto. Uh, ripeto, è ecco quella roba lì. Ecco la roba lì. Non, uh, non, non, non avrebbe senso portare questa scala su que sui siti attuali perché la scala dei siti attuali tende verso l'alto. Va praticamente ormai purtroppo la percezione della gente sui siti di, di critica critica videoludica va dal 7 al 10 e qualunque cosa vada sotto non viene neanche presa in considerazione. Questo è un errore a mio parere, eh, però purtroppo bisogna andarci molto più pesante se vuoi far uh, vuoi riportare le valutazioni dall'1 al 10. Quindi un gioco come Inquisition, come ho detto, può prendere 6 e un gioco come Catherine può prendere 7. Uh, ripeto. È uno... Potresti per capire citare un gioco da 10, Palmar Eldritch, Super Mario World. Per dirti. Potre, per l'epoca eh, rapportato alla sua epoca è per dirti un gioco da 10. O Karin of Time rapportato alla sua epoca è un gioco da 10. Perché sono giochi che hanno introdotto sistemi e meccaniche che poi sono stati utilizzati per tutto, sono stati le basi di tutto all'epoca all dell'uscita. Per dirvi. Non è che sono molti i giochi che abbiano quel significato lì. Cioè, eh, non è una roba assolutamente facile. Polygon ha dato 6,5 a Far Cry 5 e la gente ha esploso il cervello. Esatto, Mikedin, perché se segui una scala di valutazione molto più crudele, la gente impazzisce, perché ormai non, lo può, non, non la può più accettare negli attuali siti. Che è il, il, il motivo per cui... Uh, per, cui lo, per cui lo sto facendo, perché sto facendo queste recensioni completamente a parte, completamente distaccate dal formato normale. Uh, Scoiatolina 86, GTA a livello lo metti, GTA dipende dal Grand Theft Auto Scoiatolina, nel senso che i Grand Theft Auto eh, all'interno del loro specifico periodo storico alcuni sono stati veramente rivoluzionari, però mh, secondo me di Grand Theft Auto che arrivano a 10 non ce ne sono, non ce ne sono assolutamente. Eh, ci sono dei Grand Theft Auto che forse possono arrivare a 9 nella mia scala a 10 no uh, e oggi usando il paragone di Dragon Age Inquisition all'epoca 9 e oggi 6 il uh, Network Interfolker non è, una, non è una scala che esula dal cambiamento di opinione anche di recensioni che ho fatto in passato e non è una scala che va... Um, che va necessariamente rapportata a quello che ho dato in precedenza o a quello che ha preso in media un gioco in precedenza. Semplicemente è molto più cattiva ed è, ed è molto più critica del normale. Non fa passare oltre niente a tutti gli effetti. Uh, perché la sufficienza l'hai messa al 5, 5, non al 6? Bongica bongi. Perché così la scala si abbassa. Cioè, il 5 non viene più valutato come un titolo di merda, ma è un titolo ancora che ha preso un voto passabile. Un titolo che ha ancora preso un voto passabile. Per questo è un gioco sufficiente. Al 5, il 5 non è un gioco di merda. Perché, un 5 adesso se lo dai a un gioco, lo stai condannando a morte. Fondamentalmente, qui un 5 non è un gioco di merda. È un gioco sufficiente che ha qualche difetto marcato. Eh, All'interno del genere c'è di meglio. Ma funziona. Eh, è molto, molto semplice. No, non avevo fatto solo la campagna di Dragon Age Inquisition uh, Pasquancez. L'avevo giocato tipo 70 ore, quindi... Eh, per carità, mi ero anche rotto abbastanza la minchia di fare le secondarie, però la campagna mi era piaciuta talmente tanto che comunque l'avevo la, la, premiato. Divinity lo recensisco adesso, Desternoso, non ti preoccupare. È l'ultimo gioco della, della giornata. L'ultimo gioco della giornata è Divinity Original Sin 2. E adesso lo andiamo a prendere. Divinity Original Sin 2 è... Un gioco a cui sono abbastanza attaccato. Dynasty Warriors 9, cos'è? Non me lo fare dire, Veronica. Non me lo fare dire, perché non so se c'è un voto sotto l'uno. Uh, 100, 100, 100, esattamente. Uh, andiamo avanti, andiamo avanti. Facciamo partire il gameplay. E via. Eccoci qua, Divinity Original Sin 2. Il giocone di oggi, il giocone, il, il gioco che viene considerato da molti un capolavoro assoluto all'interno del gioco, eh, all'interno del, um, del tutto. Perché Divinity Original Sin 2 è considerato in media un gioco grandioso e uno dei migliori GDR occidentali mai fatti? È molto semplice. Divinity Original uh, Sin 2 costruisce sulle basi poste da Divinity 1, costruisce su delle basi che hanno preso quello che era il GDR occidentale classico con visuale isometrica e le hanno completamente ribaltate perché? perché al generale con visuale, eh, con visuale isometrica classico era una cosa che si basava molto sulla formula di Baldur's Gate ovvero interattività limitata quest con una narrativa estremamente complessa e delle opzioni di dialogo estremamente complesse ma all'interno del gioco un sistema fisico estremamente limitato ovvero tu non avevi appunto come dicevo una grande interattività non potevi non avevi tutta questa libertà tutto era studiato tutto era preciso tutto era basato su cose che rendevano interattivi gli sviluppatori senza grandissime rotture di balle Uh, e quindi le opzioni che tu potevi effettivamente avere all'interno di una quest erano legate semplicemente alle tue statistiche e al tiro di dadi. Il tiro di dadi che si basava sulle regole di DD, ovviamente, eh, ma al di fuori di quello era tutto abbastanza lineare e preciso. Certo, potevi andare in giro un po' dove cacchio volevi, ma le quest funzionavano sempre allo stesso modo. Andavi e combattevi con qualcuno, andavi e parlavi con qualcun altro. Si parla comunque di una complessità maggiore rispetto a quella che si trova nel GDR Action, ma comunque non è che avessi tutta questa libertà. Eh, poi anche a livello di combattimenti avevi appunto le regole di Dungeons and Dragons, quindi attacco, auto eh, poteri che funzionavano col tiro di dado con una certa fattura. Percentuale, eccetera, 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 eccetera. eccetera. Uh, Divinity ha cambiato tutto questo. Il primo Divinity ha cambiato completamente tutto questo. Uh, dovresti mettere una roulette interattiva dove noi stronzi, puntiamo sui voti e tu fai il banco. No, aspetta, non mi piace più. Si, sì, anche perché ci prenderei troppi soldi. Dario d'Alba, <ride> assolutamente sì. Uh, comunque dicevo. Il primo Divinity cosa ha fatto? Ha fatto una roba eh, veramente straordinaria, nel senso che ha inserito in, questo, in questa formula un sistema fisico complesso, cioè. Uh, avevi finalmente una mappa con un'interattività mai vista prima, dove quasi tutti gli oggetti erano spostabili, lanciabili, avevano una certa resistenza. Le porte avevano tutte una certa resistenza. E in più in combattimento, ma anche fuori dal combattimento, ha inserito un sistema elementale che ha, la, ha, ha permesso all'interno delle singole quest di mettere dei puzzle che erano qualcosa di fuori di testa completamente fuori di testa, del tipo c'è la lava in quel punto, sì ma io la posso buttare via con un tornado di vento, c'è il fuoco lì, lo posso spegnere se faccio una magia, di, una magia che fa piovere, uh, c'è il veleno, lo faccio esplodere con una freccia di fuoco e poi pulisco l'olio uh, con... Uh, e poi congelo l'olio con il ghiaccio, tutte queste robe qua che ti permettevano uh, fondamentalmente di uh, avere una varietà mai vista, sia in quello che era la semplice esplorazione dei dungeon, la semplice gestione delle trappole, delle queste, di tutto quanto, con pulsanti nascosti, oggetti da, da trovare spostando gli oggetti, tutte queste cose qua, o distruggendo determinati oggetti. Sia a livello di combattimento, perché a livello di combattimento a turni, Divinity ti permette di fare delle robe assolutamente incredibili. Cioè ti permette di usare questi effetti elementali per, per avere degli effetti multipli che poi eh, mettono in enorme difficoltà i nemici. Magari gli danno fuoco, magari li congelano, magari li paralizzano. Se sparate il fulmine sull'acqua, eh, si forma una pozza elettrica che paralizza i nemici. E tante altre belle robe eh, che ti permettono. Punto di ottenere un vantaggio enorme in combattimento. Il primo Divinity però aveva un problema, era un gioco abbastanza rotto. Come detto, è il gioco che ha implementato questo sistema ed è il gioco che non ha calcolato come contenerlo. Quindi, eh, molto del gioco poteva essere completamente spezzato utilizzando proprio la sua libertà per bypassare determinate quest o rompere completamente tutto quanto, tutto l'avanzamento della campagna. Questo lo rendeva abbastanza imprevedibile perché, al di fuori di diversamente da Deus Ex, che come vi dicevo poteva essere rotto, ma continuava comunque per i cavolacci suoi, Divinity, quando lo rompevi male. Lo rompevi. <ride> lo rompevi proprio male. Tanto che potevi rompere persino il boss finale. Il boss finale lo potevi ammazzare con un colpo. Bastava che ti tenevi l'unica scroll della lava. La lava nel gioco uccideva tutto con un colpo secco, senza alcuna possibilità di scampo. Te la tenevi proprio per il boss finale, gliela lanciavi e lui moriva. In un nanosecondo. Questo era il livello a cui potevi spezzare il gioco a metà. Era una roba che funzionava proprio con degli equilibri completamente suoi. Il 2. Non fa quella roba lì. Il 2 è molto più contenuto, ha le stesse regole, ma ehm, le, cioè si, si pone delle barriere. Cioè, tutti i personaggi hanno delle barriere magiche e fisiche di livello variabile che ti impediscono di shottarli con determinati attacchi. Mentre prima in Divinity, se eh, trovavi la debolezza elementale di qualcuno, lo potevi colpire e ammazzare, anche se era un boss con un paio di colpi al massimo. Qua la maggior parte dei boss hanno delle resistenze che ti impediscono di fare queste porcate. Puoi comunque in modi interessanti tramite il teletrasporto eh, tramite varie cose metterli in delle situazioni problematiche farli cadere in un burrone levarteli dal cazzo ma comunque quella roba lì non gliela puoi sparare finché almeno non gli hai eliminato la barriera magica quindi quella roba lì non gliela puoi fare dal turno 1 gliela puoi fare dopo gliela puoi fare dopo eh, è un gioco incredibile da quel punto di vista lì è un gioco incredibile. Uh, è un gioco assolutamente eccezionale dal punto di vista del gameplay. Ed è un gioco che prende veramente quello che erano i GDR classici e li stravolge. Cioè li evolve. È la reale evoluzione del classic GDR, del GDR occidentale. E già solo per questa cosa qui merita un incredibile riconoscimento. Il primo Divinity. Il due è il perfezionamento di questa formula. Cioè è un gioco che prende quella formula lì. E cerca di eliminarne i difetti, ovvero il fatto che era rompibile e poi, in secondo luogo, l'epicità effettiva dell'avventura e la narrativa. Perché? Perché la debolezza del primo Divinity, qual era? Era una narrativa abbastanza debole. Il background di Divinity non è tra i più ispirati del mondo, è un background fantasy abbastanza basilare, anche se ha qualche trovata interessante. Il primo Divinity viveva moltissimo di umorismo, era un gioco con un sacco di battute, un sacco di cazzatone, alcuni momenti davvero davvero spassosi, che se la cavava così. però i personaggi erano piuttosto sciapi. Non, non è che ti trasmettesse molto. E della trama non te ne fregava un cazzo. Avanzavi più che altro perché il gioco era una grandissima figata. Ehm. Pregi non si direbbe che diventi è uno dei tuoi giochi preferiti. Ha aumentato la velocità dei parlantina al 200%. No, diventi a me piace moltissimo, ragazzi. Diventi è un gioco, eh, secondo me, di, 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 di grande genialità. Ma questo non significa che sia esente da difetti, perché adesso ci arriviamo. Il 2, appunto, cerca di fare una, una trama più epica. Cerca di fare una trama più collegata a quello che è il background veramente importante del mondo di gioco. Cerca di inserirci dei personaggi davvero leggendari all'interno del mondo di gioco e di fare delle cose molto, molto fighe. In certi casi ci riesce anche. Ma non arriva mai, comunque. A alle eccellenze della narrativa di questo genere eh, che, che ci sono state in passato, roba come Planescape Torment, è lontana miglia, roba come anche ehm, Pillars of Eternity è superiore. Quindi, Divinity 2 a livello di narrativa è, si è fatto più serioso, è migliorato, ma non è che sia migliorato così incredibilmente e si è anche un po' perso quell'umorismo che rendeva il gioco in realtà abbastanza interessante, eh, cioè abbastanza eh, scorrevole quando la trama non era, non era così epica. Cosa succede? Succede che quindi avete un gioco che ancora a livello narrativo non è fortissimo, è più forte di prima, ha dei personaggi molto più riusciti, c'è ancora un po' di mezzo Avellone perché Avellone ha scritto, scritto Fane e un altro paio di personaggi, ma comunque è sicuramente molto più studiato rispetto a Divinity 1. La cosa incredibilmente figa di Divinity 2 è il fatto che tutta questa struttura cerca di fonderla non solo in una campagna incredibilmente epica, ma anche in una modalità cooperativa che, cerca, che state vedendo tra l'altro adesso. Che qui la vedrete incredibilmente lenta, ma perché d'altronde è così, porterò un pochettino avanti per cercare di darvi un po' più di azione, perché vi starete anche rompendo le palle. Eh, ma fondamentalmente cerca di... Eh, forse il combattimento eh, sta qua, esattamente. Cerca di eh, trasportare praticamente le regole di Divinity in una modalità cooperativa che ha tutti gli effetti Dungeons and Dragons. Cioè Divinity è l'unico GDR occidentale dove tu puoi avere un master che ti crea un'avventura e con le regole di Divinity.. Tutti i personaggi possono farsi i cazzi loro e giocarla come se stessero giocando a Dungeons and Dragons. Tanta e tale è la libertà di meccanica all'interno del gioco che questo titolo qui ti permette di farlo. È una roba che la fai solo in Divinity. C'era cer per certi versi l'online di Neverwinter Nights che ti permetteva di farlo, ma era incredibilmente più legnoso, più limitato e dipendeva principalmente dalla community e da quanto la community si sbatteva a fare determinati server e a fare role-playing. Qua hai delle regole fisse che puoi seguire per una vera e propria partita a Divinity and Dragons, che è una roba che ti dimostra quanto incredibile sia a livello strutturale questo gioco. È Completamente fuori di testa da questo punto di vista qua. Non c'è un GDR occidentale migliore a livello di gameplay. Divinity Original Sin 2 è il GDR occidentale con il miglior gameplay che sia mai stato fatto. Siamo a questo livello qui, cioè siamo oltre tutto il resto. Veramente oltre tutto il resto. Questo non significa che non abbia delle problematiche. Perché? Per quanto epico e figo sia il gioco tristemente, ha un terzo atto che è rasciato, Ha tre atti complessivamente di Ventior Original in 2. Eh, il terzo atto, che poteva essere quello più epico, si svolge in una città, che se non mi ricordo male si chiama Lux, dove si vede proprio lontano un miglio che il gioco è rasciato perché eh, c'è proprio quell'ultimo atto l'atto 1 e l'atto 2 sono perfetti funzionano da dio, hanno delle quest della madonna e vanno avanti alla grande, Lux ha una serie di quest e di zone in cui ci dovevano essere delle quest che sono state chiaramente lasciate a se stesse ci sono un paio di dialoghi che dovrebbero aprire delle quest e non aprono niente, ci sono un paio di quest che non si eh, completano come, si, come dovrebbero completarsi eh, perché chiaramente non sono state finite e questa cosa qui a me purtroppo mi ha disturbato molto, il gioco finisce si conclude, eh, si conclude eh, più o meno sempre allo stesso modo, indipendentemente dalle vostre scelte. E anche quella roba lì è un po' deludente, purtroppo. Scusate per lo spoiler nel caso, ma purtroppo quella roba lì è un po'. è un po' triste. Eh, ma tristemente il terzo atto è rasciato. È rasciato pesante. Non solo. Il gioco è uscito con un numero di bug mostruoso che, certe, che in certe cose ti spaccava proprio delle quest. Ora, buona parte dei bug li hanno risolti. L'hanno patchato, l'hanno migliorato, gli hanno fatto un sacco di cose fighe e adesso il gioco funziona più o meno alla grande. Eh, anche nel terzo atto, molte delle cose rotte del terzo atto sono state sistemate, però è chiaro che ci sono certe quest che dovevano essere lì e non ci sono e alcune quest che sono completamente interrotte e che quindi... Ti rovina un po' l'esperienza perché tu ti fai i primi due atti che sono una figata allucinante, con un sacco di cose da fare, una libertà eccezionale. Poi quando arrivi nella zona cittadina, che dovrebbe essere quella con i momenti più epici, gli elementi più fighi, le cose più elaborate, è in realtà più semplice degli atti precedenti, perché chiaramente hanno dovuto lasciare le cose. Ed è una roba purtroppo abbastanza problematica. Ripeto, non vi rovina il gioco. Il gioco rimane una figata atomica, se amate questo genere è un gioco di Dio da 120 ore che spacca i culi e vi permette di fare delle cose che nessun altro GDR vi permette di fare. Però quella roba lì è un difetto piuttosto grave. Grazie per il follow, Logan Gran Cappello 91. È un difetto piuttosto grave, perché il rush purtroppo di un gioco è un difetto piuttosto grave. Uh, se si fossero presi un po' più di tempo questo gioco qua sarebbe stato un capolavoro assoluto, proprio una roba da, da, da prendere ad esempio per tutti i giochi successivi in assoluto nell'assoluto, così purtroppo l'esperienza un po' se la sono inchiappettata da soli, ed è un peccato perché ripeto, a livello di concept, a livello di gameplay, a livello di tutto il resto Divinity è una cosa che spacca veramente i culi graficamente non è nulla di superlativo ma d'altronde non deve esserlo, l'importante è il motore fisico in questo caso, l'importante è il gameplay la parte, la, il fatto del terzo atto rovinato a me è dispiaciuto tanto perché poi eh, fa calare il gioco anche a livello narrativo perché come detto il finale è fondamentalmente uno solo e fa sembrare le, le scelte fatte fino a quel momento lì una mezza cazzata è vero che comunque eh, influenzano tanto su con chi vai al finale e sono più le storie dei singoli personaggi a importare di quella generale però Ripeto, è una cosa che secondo me poteva essere gestita meglio. In più, il terzo atto, come detto, è più debole dei primi due e questa cosa qua ti rovina un pochettino la campagna. Per questa motivazione, nonostante il gioco sia assolutamente eccezionale, e il gioco è veramente strabiliante eh, da tanti punti di vista, per questa motivazione il gioco non prende 9, il gioco prende 8,5, perché purtroppo... Un terzo atto rotto non è una mancanza marginale, ragazzi. Nonostante questo sia chiaramente un gioco che ha evoluto i GDR classici, il gioco prende 8,5 perché quel terzo atto lo incula. Il terzo atto non è una roba sottovalutabile, il terzo atto è tutta la terza parte della campagna. E per quanto il gioco sia incredibile da tantissimi punti di vista, eh, per quanto si parli di un gioco che fa delle cose stratosferiche a livello di gameplay, avere un terzo atto così rotto a me ha veramente fatto girare il cazzo. Perché io mi aspettavo veramente, cioè, veramente che riuscissero finalmente a fare un gioco tutto perfetto come Dio comanda e invece sono riusciti a fotterlo sul terzo atto. Ed è un peccato, ed è un peccato. Eh, è un gioco incredibile, ripeto, è un gioco che ha veramente tanto così dal capolavoro assoluto, eh, cioè dal, dal capolavoro, dal, dal titolo con mancanze assolutamente marginali, però purtroppo il, le problematiche, la narrativa, che ci sono, perché ci sono, perché la narrativa è deboluccia e, e i personaggi non sono niente di che, eh, a parte qualche momento molto molto figo, eh, il finale è lasciato, e l'atto 3, eh, un po' rotto, con le quest un po' rotte, purtroppo rovinano il prodotto rovinano la qualità complessiva del prodotto che rimane uno dei migliori GDR occidentali mai fatti senza ombra di dubbio, eh, non ho assolutamente non ho assolutamente dubbi sul fatto che chiunque ami i GDR di questo tipo lo dovrebbe prendere, tenete a mente che è un gioco estremamente impegnativo e quindi vi spaccherà il culo, anche se è molto molto meno crudele del primo Divinity da certi punti di vista, perché il primo Divinity su certi enigmi e certe zone era veramente di una brutalità improponibile, mentre questo invece cerca di essere un po' più contenuto, è comunque difficilissimo, ma non è così bastardo Uh, tenete a mente appunto che è un gioco eccelso che uh, non può in alcun modo venir ignorato. Per la scala pregianza 8,5. Oggi abbiamo fatto questi quattro giochi qua. Io non so uh, quanto la, la rubrica vi sia piaciuta, se vi ha fatto cagare, se, uh, se avete apprezzato, se il, il totos commesse delle valutazioni vi abbia divertito o quant'altro eccetera 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 ma, uh, il gioco, uh, ma i giochi io ve li ho recensiti qua live ho cercato di essere abbastanza dettagliato ho cercato di essere abbastanza preciso io spero di averveli spiegati al meglio uh, spero di averveli fatti capire al meglio uh, spero che il format vi piaccia a tutti gli effetti ripeto non lo farò tanto spesso e il 21 adesso parto per le vacanze quindi per due settimane buone uh, mi vedrete live ancora probabilmente dal Vietnam ma mi vedrete live uh, live turistico quindi non ci saranno videogiochi per le prossime due settimane ci sarà. Oddio, parto il 21, ripeto, ma dal 21 in poi mi vedrete più eh, cazzeggiare all'estero che non effettivamente fare live di videogames. Eh, la riporterò chiaramente la rubrica anche perché eravate 200 e passa quindi sono molto molto contento che vi sia piaciuta e l'avete apprezzata. Mi piace anche un po' il tot voti nei commenti. Ricordatevi che eh, sono le mie valutazioni. Ricordatevi che è la mia scala di valutazione. Ricordatevi che non va assolutamente paragonata a quella dei siti eh, o, eh, o, o si può, non si può usare quella dei siti e la registrazione dei siti come confronto diretto. Mi faccio i cavoli miei e la, la porterò avanti e vediamo come. Come... come gira? Uh, come sempre, ragazzi spero vi siate divertiti grazie per avermi seguito sono rimane sempre il problema del barba -Bar Group. e ah, lo so dalle goblin che qui non riescono a iscriversi al barba Group. non so perché ogni tanto il link funziona ogni tanto non funziona voi cercate glorious barba group su telegram e cercate di iscrivervi lì eh, nel caso boh, vedremo tra l'altro grazie anche a Gervar e Miche di Nevajvix per, per i beat che hanno fatto le votazioni con i beat che normalmente non so gestire e quant'altro ma insomma è sempre molto molto bello molto molto bello la prossima volta falla sul good end vedremo quali saranno le level quali saranno i voti? Quindi niente. Eh, tra nomi nera, Pillars e eh, Destiny, qual è un English più friendly? Sicuramente Destiny, Cronus Rock eh, Destiny, se c'è Divinity, Madonna, Destiny no, Divinity Original Sin 2 senza ombra di dubbio è eh, quello più English. Quello con l'English un pochettino più basilare. Quindi, niente, ragazzi. Eh, veramente ci sono persone crudele nel, bar nel barbagruppo. Io, in primo luogo, sono crudele nel barbagruppo. Eh, ciao a tutti, ragazzi. Grazie come al solito per avermi seguito. Ma vi si vuole un bene dell'anima. Buona serata a tutti quanti. Ci vediamo domani. Ciao.